Let's go e benvenuti al secondo episodio di questa nuova serie che stavate aspettando tutti. In questo caso i migliori accessori per i migliori fucili d'assalto, i top 2, i due migliori fucili d'assalto su Call of Duty Black Ops 3. Ma prima di dire questo, prima di chiedervi like di queste cose, voglio dirvi una cosa importantissima: che molte volte vedo che chi sta guardando i miei video magari non ci fa caso, o magari vedo che è forse un pochino chiusa, ma quello che dico io non dovete prenderlo come se fosse una legge, un qualcosa di per forza da fare, una costrizione. Io vi do delle informazioni, alcune ok sono magari cose che dovete seguire, ma molte altre le dovete assimilare, le dovete prendere vostre e metterle all'interno del vostro stile di gioco, della vostra squadra, di come giocate voi, di come gioca la squadra avversaria, della mappa, della modalità di gioco, di tantissime cose. Queste classi che starete vedendo sono basate sulle classi competitive. Comunque, prima di dire questo, quindi non dovete seguire quello che dico io alla lettera, alcune cose sì, ma molte no, perché dovete solo assimilarle. Io vi do i consigli, cerco di dirvi le cose migliori, in questo caso dovute alla mia esperienza e alla mia conoscenza di quello che ho. Ma iniziamo subito. Come già vedete qui, ho già piazzato l'M8. Perché ho piazzato l'M8? Allora, bene, per prima cosa bisogna dire che la maggior parte dei fucili d'assalto di cui parlerò in questo video uccidono da 0 a 38 metri, sempre, questo è il range minimo, quindi tenete a mente questa cosa. L'M8 uccide con 4 colpi, quindi una raffica, poi chi spara raffiche da 4 colpi. L'M8 è una delle armi secondo me migliori tra i fucili d'assalto, è precisa, ha un buon ratio, ha un caricatore abbastanza normale, comunque ha un buon impatto, eccetera eccetera. Allora, cosa bisogna mettere su un M8? Sicuramente estrazione rapida è un perk ottimo, perché come vi ho sempre detto vi aiuta a mirare prima. Calcio regolabile anche un perk ottimo, ma poi qui viene la scelta del mirino: ole o reflex. Ole o reflex, la storia che l'ole non entra il primo colpo, reflex invece entra, ragazzi, queste sono leggende metropolitane. Comunque il mio consiglio, io lo faccio più per un discorso che giocando dai vecchi Call of Duty non esisteva l'ole, quindi gioco con il reflex. Se volete sapere cosa cambia veramente tra l'ole e il reflex, c'è un video a proposito, si chiama ole versus reflex. Comunque, andiamo avanti e andiamo a vedere altre cose, andiamo a vedere altri accessori. Allora, per prima cosa qua, la scelta di quelli che sono gli accessori più forti, ce ne sono vari. Fuoco rapido è sicuramente uno degli accessori più forti in assoluto da mettere su qualsiasi fucile d'assalto, ma solitamente nel competitive viene bannato. Alto calibro è uno degli accessori più random e sbroccati, cioè fortissimi di questo gioco. Questo perché vi aumenta di ben 60% il moltiplicatore all'headshot, cioè... lasciate perdere, su armi che hanno già un alto danno di base, ragazzi, è un qualcosa di esagerato. Quindi lo mettete per esempio su un'arma come l'M8 che ha un rinculo particolarmente verticale, in questo caso, e mirate magari a questa altezza proprio del petto, sarà headshot fisso almeno con un colpo o due. Però se dobbiamo andare a vedere altri accessori che sono quelli più fondamentali, che magari in competitive non vengono bannati, sono canna lunghe e calcio, beh, in questo caso qua c'è una decisione che potete scegliere. Io ho già fatto un video a proposito di calcio sull'M8, molta gente non mi credeva che poteva essere un accessorio utile, tutti l'avevano sempre denigrato, dicevano ma... cioè, perché mettere calcio e ridurre in quella un'arma già precisa come l'M8? E qua vi spiego io il perché. Per prima cosa andiamo a esaminare anche canna lunga cosa fa. Canna lunga aumenta del doppio la portata minima sui fucili d'assalto. Se la portata minima è da 0 a 38 metri, quanto sarà? Sarà 76 metri. 76 metri, ragazzi, è una cifra bella grande, cioè è più di da rosso a bianco in fringe, quindi è una distanza enorme. Quindi quello che vi voglio dire io, canna lunga può essere un accessorio molto importante e sicuramente utile da usare, specialmente perché vi darà la possibilità di dare un colpo in meno ai giocatori che si trovano più lontano. Ma quello che vi voglio far notare è il fatto che con canna lunga, ok, ucciderete fino a 78 metri con una raffica, con 4 colpi di M8, quindi dovrete prendere una persona, dovete essere precisi, ed è per questo che secondo me calcio è meglio, perché dare una raffica da una distanza così elevata è difficilissimo, è difficile che i colpi vanno dritti. Non so chi di voi comunque ci ha fatto caso, ma l'M8 non è più così chirurgico come su Black Ops 2, in questo caso i colpi viaggiano un pochino verso l'alto, ed è per questo che calcio secondo me è un accessorio molto più importante di canna lunga sull'M8, perché anche se non ucciderete in questo caso con un colpo in meno dalla distanza minima in poi,
poi fino all'infinito, vi aiuterà a mandare tutti i colpi a segno. E quindi, anche, non so se ci avete fatto caso, quando giocate con canna lunga, quante volte date 2 o 3 raffiche? In questo caso è lo stesso che dareste con, diciamo, senza canna lunga. In questo caso il calcio invece vi può aiutare a concentrare tutti i colpi sulla persona, ed è per questo che io consiglio calcio sopra canna lunga. Chi ha visto la COD World League, le finali americane, ha visto che tanti team e tanti giocatori importanti lo usavano, tra cui Formal, eccetera eccetera, Klimsix e così via, perché veramente calcio fa la differenza, ed è per questo che io ve lo consiglio tra canna lunga. Ma se usate canna lunga va bene lo stesso. Gli altri due perk, vabbè, ve l'ho detto, alto calibro e fuoco rapido sono eccezionali. Ma ora andiamo a vedere l'altro AR, l'altro fucile d'assalto. E in questo caso un pochino poteva essere predittato, nel senso poteva essere predetto in questo caso che era il Manowar. E perché è il Manowar? Il Manowar, ragazzi, apparentemente è uno dei fucili d'assalto più forti. In verità, come potete vedere anche dalle statistiche, non sembra essere molto preciso, ma in verità se si sa sparare, se si sa usare quest'arma, la si può usare veramente, si può essere veramente molto precisi, specialmente perché uccide con 3 colpi fino a 38 metri, e mandare 3 colpi a segno con quest'arma è molto facile. Bisogna saper controllare il rinculo e bisogna saper sparare da lontano, ed è per questo che il mio consiglio per sparare da lontano è ovviamente fare il cosiddetto tapping. Sapete cos'è il tapping? Scusate se ho questo pad, ma non trovo più i miei pad, mi ha pulito la stanza mia madre ed è scomparso, quindi devo usare questo. Comunque il tapping sarebbe quel modo di sparare sparando un colpo alla volta con quest'arma, perché già un radio lento in questo caso sarete precisissimi. Da media distanza e da vicino ovviamente sparate in fuoco automatico. Ci ho già fatto un video su questa classe, in questo caso per pubblica, classe overpowered infatti, e ho spiegato già come funziona, quindi non mi ripeterò, non vi dirò, diciamo, i danni, quanto danno fa quest'arma, cosa fa, il rinculo eccetera eccetera, perché vi basterà andare a vedere quel video. Quello che vi voglio dire è quale accessorio mettere sul Manowar. Fuoco rapido lo fa diventare veramente un cannone, un'arma fortissima. Allo stesso modo alto calibro pure, perché quest'arma, avendo un rinculo particolarmente verticale, cambia totalmente in questo caso, e magari un colpo sui 3 che dovete mandare andrà in testa, dandovi la possibilità di uccidere con soli 2 colpi invece che 3. Quest'arma uccide con 4 colpi da distanza massima, quindi è una di quelle che fa più danno in tutto il gioco. E quelli che sono gli accessori più importanti da mettere, io canna lunga sì, lo consiglio perché può dare una mano, ma in verità calcio, perché quello che fa calcio è praticamente vi aumenta anche la velocità con cui l'arma, praticamente dopo che rincula, recupera fino al centro dello schermo, che è diverso dal rinculo, non è una diminuzione del rinculo, è il fatto che l'arma si alza quando spara e poi torna in un certo punto, no? In questo caso il calcio vi aiuta in questo, ed è per questo che sul Manowar è un accessorio fondamentale secondo me. Ma ora andiamo a vedere i perk. Molti di voi diranno: Power, ti sei scordato i perk, ti sei scordato i perk da mettere. E non me li sono scordati, è solo che volevo parlarvi di un pochino di cose. Allora, questa è una cosa fondamentale secondo me. Se utilizzate calcio regolabile, secondo me antischegge potete anche non metterlo. Se non utilizzate in questo caso calcio regolabile, mettete antischegge, perché le granate vi possono dare molto fastidio. Come al solito io consiglio post bruciatore o overclock. Post bruciatore perché mi piace muovermi velocemente, utilizzare prestigiatore specialmente sul Manowar, perché il Manowar è una dei fucili d'assalto che mira più lentamente, quindi senza prestigiatore e senza estrazione rapida sarà veramente veramente difficile riuscire a mirare con quest'arma. Per quanto riguarda il terzo perk, propulsione furtiva, e qui lascio a voi ragazzi, è qui che deve entrare in gioco quello che vi dico sempre: siete voi che dovete scegliere gli accessori anche in base alla mappa, alla modalità, al vostro team, al vostro ruolo, a ciò che state facendo, se è pubblico o competitive eccetera eccetera, perché come vi ho sempre detto, io in pubblico ho sempre messo una maschera tattica al posto di propulsione furtiva. Allo stesso modo mi avete visto tante volte giocare senza estrazione rapida in cerca di sorgi, perché magari avevo bisogno di un'arma secondaria o di un perk in più che mi aiutasse in quella modalità per la strategia, per rispondere alla strategia del team avversario, ed è questo quello che dicevo all'inizio del video. Comunque questi sono secondo me i due migliori fucili d'assalto. Non metto lo Sheva perché secondo me dopo gli update che sono stati fatti ha perso molto, quindi non è più come prima, specialmente col fatto che col fuoco rapido non spara più veloce come prima. Quindi secondo me il Manowar e l'M8 sono i migliori fucili d'assalto, e vi ho spiegato i migliori accessori. L'ultima cosa, per chi volesse diciamo dire che volesse aggiungere l'XR2, vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto sempre M8A7 versus XR2 per sapere qual è migliore tra le due armi. Quindi andatelo a vedere, non è qual è migliore, ma quelle che sono le differenze, perché ogni arma ha dei suoi pro e dei contro. Io vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video, lasciate un like, let's go bitch.